Bentornati su Recensioni per Scegliere, quella qua di fianco a me è l'idropulitrice Conga Triton 4000 ed è la nuova idropulitrice che voglio provare sul canale oggi insieme a voi, perché oltre a fornire le classiche funzioni di un'idropulitrice per andare a pulire l'automobile, i mobili da giardino e il patio di una casa, è in grado anche di andare a soffiare, quindi voglio provare a utilizzarla proprio qua sul giardino sintetico. Fino a 120 bar di potenza per quanto riguarda la funzione idropulitrice, mentre 15 kPa per potenza di aspirazione. Il montaggio è semplicissimo, basta avvitare il manico nella parte superiore, montare il tubo con la spazzola perfetta poi per pulire il pavimento, come vedremo tra poco, e montare la lancia. Come avviene per tutte le idropulitrici, il montaggio della lancia è a pressione andando a girare, quindi basterà pingere in dentro e girare per andare a estrarre la lancia e dividerla in due, e volendo andare a montare qua davanti il serbatoio per la schiuma che è contenuto all'interno. Anche per questo semplice pressione e rotazione. In questo modo basterà riempirlo di prodotto e potremo andare a lavare la macchina o i mobili da giardino. Come vi dicevo, l'idropulitrice funziona sia per lavare ma anche per soffiare ad esempio le foglie. La potenza per questo utilizzo non è esagerata, ma se dobbiamo eliminare alcune foglie, alcuni rametti, potrebbe essere già sufficiente. Per scegliere la modalità in realtà abbiamo questo tasto che nella parte centrale è off, nella parte destra visto da questo lato abbiamo PV, quindi la parte idropulitrice, mentre da questa parte abbiamo la parte soffiatore aspiratore. Io ho attaccato qua nella presa davanti il tubo, lo aziono su aspirapolvere e andiamo a soffiare. Spostando il tubo invece qua nella parte alta, al posto di andare a soffiare come facciamo con la bocchetta sotto, andremo ad aspirare. La cosa bella è che in questo caso potremo andare ad aspirare solidi e liquidi, e come detto appunto si troveranno poi tutti all'interno dello stesso serbatoio. In questo modo possiamo utilizzarla sia per andare ad esempio ad aspirare dell'acqua che magari con l'idropulitrice abbiamo buttato sul pavimento, o come in questo caso andare ad aspirare dei detriti che si sono inseriti all'interno del tappeto erboso per andarli a rimuovere in modo semplice e veloce. E qua dentro, come vedete, c'è anche un filtro EPA per andare a sanificare il tutto. E per quanto riguarda la funzione soffiatore, non è estremamente potente rispetto a dei prodotti che fanno solo quello, ma se avete ad esempio la necessità di soffiare via delle foglie secche del giardino, delle foglie cadute dagli alberi ad esempio in un cortile, potrebbe essere una soluzione ideale. Inoltre, se le foglie non sono di dimensioni troppo elevate, potreste pensare anche di aspirarle all'interno come ho fatto io con i piccoli rametti dell'albero. Per l'utilizzo in versione idropulitrice ovviamente dovremo collegare il tubo ad alta pressione da una parte, qui viene attaccato con filetto a vite poi chiuso con questa parte in plastica, tubo che va a collegarsi ovviamente alla lancia. Abbiamo solamente un accessorio lancia, ma poi con diverse regolazioni come faccio vedere tra poco. Dall'altro lato invece andiamo ad attaccare il filtro già fornito in confezione, che si attacca con un attacco a vite. Nel mio caso ho sostituito l'attacco rapido con uno clubber, vi lascio il link qua sotto perché l'altro originale perdeva. Vado ad accenderlo ovviamente nella versione idropulitrice e ve la faccio vedere al lavoro. Per la regolazione del getto si può agire tramite la lancia con il più e il meno, andando a girare si andrà a regolare la tipologia di getto, più forte o meno forte. Questo è quello meno forte, vado ad aumentarlo. In base quindi a quello che dobbiamo andare a pulire possiamo regolare il getto in questo modo. Oltre alla regolazione della potenza con la parte dietro, nella parte davanti invece si va, andando sempre a ruotare questa parte della lancia, si va a regolare l'ampiezza del getto. La cosa bella di questa idropulitrice è che oltre a soffiare, lavare, è in grado anche di aspirare, e che una volta che abbiamo passato l'acqua su tutto il pavimento potremo andarla ad aspirare con la spazzola in dotazione. Ho attaccato il tubo, l'accendiamo e andiamo ad aspirare. In questo modo riusciamo a pulire il pavimento ancora meglio, perché dopo averlo lavato con la lancia andremo ad aspirarlo, quindi eliminiamo qualsiasi residuo che è ancora rimasto sul pavimento, eliminiamo un po' d'acqua in modo tale da poterlo pestare subito, e tutta l'acqua e i residui di sporco saranno contenuti all'interno di questo serbatoio. Serbatoio che poi potremo facilmente svuotare grazie proprio alla presenza anche dei liquidi, perché ci permette appunto di risciacquarli velocemente e andare a smaltire velocemente solido e liquido
con un solo passaggio. Questa è la versione 4000 che mette a disposizione gli accessori che avete visto. Esiste poi una versione un po' più accessoriata con anche la spazzola per l'auto e per le tapparelle. Io qua sotto in descrizione vi lascio il link a tutte le varianti di questa idropulitrice, anche se, come avete visto, chiamarla solamente idropulitrice è un po' restrittivo. Se come al solito avete delle domande potete lasciare un commento qua sotto, rispondo sempre a tutti. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti per non perdervi tutti i video che pubblichiamo ogni settimana su Recensioni per Scegliere. Per questo video con l'idropulitrice 4 in 1 di Cecotec è tutto, noi ci vediamo alla prossima video recensione per scegliere. Ciao da Enrico.